Una buona serata al pubblico, ben ritrovati a microfono aperto. Il nostro appuntamento di approfondimento questa sera è dedicato in particolare alla città di Imperia che si appresta, ormai ci siamo, al 1º febbraio, a partire con la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, ecco perché non è che cominci la differenziata che in realtà c'è già o ci dovrebbe essere se i cittadini rispettano le regole, ma comincia il porta a porta, un sistema nuovo, assolutamente rivoluzionario per quello che riguarda la città di Imperia, ma non mancano i problemi. E allora abbiamo cercato di andare, come dire, dall'altra parte della barricata, cercare di capire cosa sta succedendo fra i privati cittadini nei tanti condomini imperiesi. Per farlo abbiamo invitato i nostri studi, lo salutiamo, lo ringraziamo, Michele Parisi, buonasera, Buonasera a benvenuto, voi, che grazie. non è soltanto un amministratore condominiale, ma è anche il presidente di un'associazione che raggruppa amministrazioni condominiali e quindi ha un po' un panorama più generale, diciamo, sotto gli occhi. Ecco, voi state facendo, oserei dire, un po' di corsa, anche incontri con Tecnoservice, che è la ditta incaricata di avviare questo servizio. Perché in realtà i problemi non mancano, il tempo manca, ma i problemi ci sono. Imperia è anche una realtà, pare edifici storici, condomini che magari non hanno Certo. grandi spazi pubblici a disposizione, aree condivise, diciamo, a disposizione. Ci vuoi spiegare un po' Ma qual è la sì, situazione? certo. Allora, diciamo che di massima la problematica principale è stata, come diceva lei prima, la tempistica. Abbiamo avuto solo due possibilità di incontro, che sono state il 27 di novembre e il 28 di dicembre del 2018, nell'ambito del 28 quale. dicembre, tra un po' facevate Capodanno Sì, insieme. infatti, se avevano garantito un incontro prima di Natale, forse anche per fare una bicchierata, in realtà l'abbiamo fatta ai piedi della fine dell'anno, dove però poi alla fine non sono stati dati tutti i chiarimenti, ma perché non era possibile darli. Il vero problema, dicevo, gli amministratori si sono da subito dichiarati disponibili alla collaborazione, a dare il proprio contributo perché questo messaggio arrivasse alla cittadinanza, cioè ai nostri clienti. Però la problematica è stata che i giorni messi a disposizione degli amministratori sono stati veramente pochi. Abbiamo da subito capito che non ci si riusciva e devo dire grazie anche comunque in qualche modo ai tecnici della Tecnoservice che invasi dalle nostre segnalazioni, dalle segnalazioni della cittadinanza, hanno cercato di fare quello che potevano fare. Il risultato è stata grande confusione. Di fatto, diciamo, la problematica principale è stata quella di far capire ai nostri condomini, ai cittadini, la difficoltà nel reperire degli spazi privati condominiali all'interno dei quali alloggiare i famosi carrellati condominiali, cioè questi bidoni dedicati appositamente al condominio dove i singoli condomini conferire la spaziatura. Ecco perché qua la fermo un attimo per fare un attimo di precisazione, perché la regia giustamente ci sta proponendo delle immagini dei contenitori, i centri di distribuzione che Tecnoservice ha fatto sul territorio, alla vecchia stazione di Porto Maurizio, a quella di Oneglia, e ci sono questi contenitori che ci mostrava un istante fa la regia, questi mastelli, che sono, eccoli qua, che sono di dimensioni un po' più ridotte, sono quelli che sono stati consegnati, ecco, li vediamo molto bene qua. Sono cinque differenti Certo. consegnati, però questi sono stati consegnati nelle abitazioni fino a 9 famiglie, Allora, giusto? Perché poi da 9 in da su 9 cambia. uguale a Quindi 9 o superiore a 9 subentrano i carrellati condominiali. Quindi quelli con le con ruote, 8, quelli molto più perfetto, perfetto. grossi, un po' più del doppio di E sono questi. circa 120 litri a salire. Mentre invece al di sotto di 9, quindi fino a 8, vengono consegnati alle Questi qui che famiglie vediamo i adesso, eccoli qua. 5 mastelli dedicati per le varie tipologie di conferimento. Quindi il primo problema è stato andare a fare un censimento generale. Voi capite che partendo dal 7 di gennaio, poi parliamoci chiaro, dal 7 di gennaio al 31 dobbiamo andare a girare tutta la città di Imperia per andare a capire quelli sopra, quelli sotto, le varie tipologie, per poi in quelli sopra 9
andare a dedicare delle aree, ma aree che non abbiamo o per la stragrande maggioranza non sono disponibili nel nostro territorio. Quindi vuol dire che, come qualcheduno avrà già visto girando per Imperia, in questi giorni noi ci troviamo davanti degli atri condominiali dove tu entri nel portone, ti trovi 5 bidoni in fila, ci passi a raso per entrare in casa. Io mi domando anche questa se sia una soluzione di igiene, perché effettivamente lo abbiamo a gennaio, ma lo avremo anche ad agosto, con magari periodi di caldo, con maggiore affluenza dei turisti, quindi poi al chiuso, con maggior conferimento, al chiuso, dentro vani scale che magari non hanno neanche le finestre. Abbiamo tante scale nel centro storico dove non ci sono le finestre scala, dove puoi aprire e areare, quindi l'unica apertura è il portone d'ingresso. La necessità che ci è stata illustrata è stata quella di dire: non possiamo metterli su strada, perché sulla strada verrebbero utilizzati come agglomerato di immondizia dal primo che passa e butta, e quindi non avremmo eliminato il disordine stradale. Ebbene, portate però all'interno, il disordine non lo portiamo all'interno, o comunque oggettive difficoltà. Ad esempio, una forse la più importante difficoltà è stata quella di dire: ma i bidoni da dentro devono uscire fuori, perché alla sera alle ore 20 fino alle 5 di mattina i bidoni devono stare su strada, perché la Tecnoservice possa venire a svuotarli. Chi cioè porta non, fuori cioè non entrerà a Tecnoservice, il personale non entrerà all'interno dei condomini? No, nella proprietà privata, laddove ci sia un cancello, un portone o qualcosa che sia effettivamente chiuso per la sicurezza dei condomini, la Tecnoservice non potrà entrare, perché non vuole assumere né chiavi né codici di accesso magari dalle pulsantiere citofoniche, ma devono essere portati su strada. E questo capite bene che è un problema, perché la stragrande maggioranza oggi la proprietà immobiliare è in mano alle persone anziane, i giovani difficilmente oggi sono grandi proprietari immobiliari, quindi ci troviamo ad avere dei condomini dove la maggior parte sono persone anziane, e io non riesco a capire come queste persone alla sera dalle 20 in avanti possano prendere questi bidoni pieni, pesanti, e trascinarseli per la strada nel punto più vicino per il ritiro. Quindi cosa succederà? La panoramica fattibile sarà quella effettivamente che i condomini dovranno necessariamente pagare un servizio supplettivo per il ritiro di questi bidoni, che alla sera devono essere portati su strada e alla mattina dovranno essere riportati dentro. Quindi, oltre alla tassa della spazzatura, ci sarà anche quella del conferimento, quindi dello spostamento dei bidoni dentro o fuori. Questa è la problematica relativa ai carrellati, quindi parlando di edifici da 9 condomini in su. Quelli al di sotto verranno dotati di questi mastelli che abbiamo visto nel servizio. Ebbene, questi mastelli però devono essere portati uno per famiglia fuori sulla strada. Anche questo potrebbe essere un problema, perché in realtà, se noi immaginiamo il centro storico di Oneglia, via della Repubblica, via Bonfante, la stragrande maggioranza di queste scale sono scale che hanno all'interno meno di 9 condomini. Noi immaginiamoci alla sera alle ore 20, alle 21, magari usciamo dalla pizzeria con la famiglia e transitiamo sotto i portici e vedremo una distesa di questi mastelli lungo tutti i portici, via la Repubblica, via Bonfante. La cosa più tragica sarà addirittura via Mendola. Via Mendola, come potete immaginare, non ha nessun tipo di spazio né per carrellate né per i mastelli. Quindi vengono date delle aree dedicate dove fisicamente l'utente dovrà andare a portare il proprio mastello. È stata probabilmente individuata Piazza Bianchi come punto di conferimento. Allora, non hanno previsto il carrellato o il bidone classico, no, la gente dovrà andare a depositare in una zona con, ci sarà una freccia con scritto conferire qui. Ma uno si deve qui portare tutti i mastelli, quindi no, fino il, là. Il mastello singolo del ritiro, oggi ritiro previsto. Con la plastica, allora io esco col mio mastello dalla plastica e lo vado ad appoggiare in Piazza Bianchi nel punto che verrà dedicato. Ma non solo io, ma tutti quelli di via Mendola e magari di Piazza Bianchi. Noi immaginiamoci 100 mastelli appoggiati sulla piazza a decoro della città. E poi questo, al mattino la caccia a ritrovare. Poi bisogna fare la caccia al tesoro per andare a verificare il proprio bidoncino, perché vengono poi segnati con delle etichette, con delle penne, si segna il proprio cognome. Però capite bene che nel frattempo magari la notte ci vanno i cani, cominciano a lordare, cominciano a sporcare, a spostare, magari ci troviamo anche sulla strada, perché è facile, è una giornata di vento, gli ultimi eventi atmosferici che hanno coinvolto Imperia
hanno spostato alberi, figurati se non spostano dei mastelli. Quindi anche questa scena, se la guardiamo da un punto di vista estetica, ma è poco comprensibile. Voi l'avete espresse queste preoccupazioni? Certo, queste, nelle due occasioni di incontro noi abbiamo fatto... Ma cosa vi hanno detto di fronte questo anche è al comune, il voglio dire? Cioè lo dobbiamo subire... Ma non solo noi, ma la cosa brutta è che poi noi diventiamo un po' i vertici del problema. È chiaro, il condomino si rivolge all'amministratore, chiama n volte il numero verde della Tecnoservice, 9 volte su 10 non risponde nessuno perché i poverini sono intasati di telefonate. Chi chiamano? Beh, l'amministratore, evidente, è il loro punto di riferimento. Infatti noi sono ormai 15-20 giorni che siamo intasati dalle telefonate. Ma tra l'altro, mi perdoni, dovremmo fare forse un passo indietro. Siete voi amministratori, l'assemblea del condominio, che deve decidere nello spazio condominiale dove vanno messi e questa è la follia, i bidoni, certo, no? Perché evidentemente il poco tempo ci ha reso quasi impossibilitati a fare questo iter, perché l'iter corretto sarebbe stato quello di dire... Ok, dobbiamo fare il porta a porta, dobbiamo mettere dei carrellati. Bene, deliberiamo, cioè organizziamo l'assemblea condominiale, decidiamo in armonia con i condomini quale deve essere la zona dedicata al conferimento di questi bidoni e poi andremo a comunicare. Ma questo discorso poteva essere fatto se la scadenza era il 31/12/2019. Avete dovuto decidere. Il 31 gennaio è alle porte, è pochi giorni, non abbiamo il tempo fisico di organizzarlo. Quindi l'amministratore deve procedere d'urgenza, diciamo. E beh, l'amministratore deve innanzitutto, come abbiamo fatto tutti in questi giorni, nessuno escluso, un grande lavoro di censimento di queste aree, di censimento dei propri stabili per andare a capire dove si potevano mettere i mastelli, da dove si devono mettere i carrellati e poi nel limite del possibile cercare di avvisare la cittadinanza con i propri canali per andare a comunicare loro cosa dovevano fare. Abbiamo visto scene confuse, gente che un po' veniva informata in un modo e un po' in un'altra, quindi io sono favorevole al porta a porta, do la mia massima disponibilità e collaborazione in tal senso, ma dovete darci il tempo di farlo. Questa è una scadenza che dà l'impossibilità a noi, a tutti gli amministratori, uno svolgimento di un incarico in maniera competente, in maniera organizzata. Noi volevamo ripulire la città, bene, l'obiettivo è sicuramente corretto, giusto e condiviso, ma non in questa maniera. Noi dobbiamo cercare di risolvere le problematiche della città, lo dobbiamo fare cercando di farlo al meglio, ma al meglio vuol dire dandoci il tempo necessario. Quindi io il mio appello che lancio come presidente di Gesticon, dell'associazione di categoria degli amministratori, è proprio quello di dire: siamo a vostra disposizione amministrazione, ma dateci il tempo di farlo. Quindi chiediamo una proroga sui termini per avere il tempo necessario per coinvolgere la cittadinanza, per coinvolgere tutti i proprietari che oggi come oggi, io l'altra sera ridendo e scherzando alle 10:30 di sera incontravo ancora delle persone che mi dicevano: Parisi, mi dica un attimo, mi spieghi come funziona la spazzatura. Cosa vuol dire questo? Che non l'hanno capito, non hanno avuto il tempo di recepire questo messaggio. Ecco, ma Parisi, c'è anche un altro aspetto, prima di concludere, c'è anche un altro aspetto che va affrontato, cioè il discorso che ci sono delle regole, ci sono sempre state, perché ricordiamo, la differenziata oggi c'è già in piena, questo è il porta a porta con la differenziata. Certo. Già oggi bisognerebbe fare la raccolta differenziata e farla in modo corretto, già oggi ci sono delle sanzioni se qualcheduno viene beccato, pizzicato, a tenere un comportamento che non è quello idoneo. La preoccupazione qual è? Che i mastelli hanno il chip che può far riconoscere l'utente, quelli condominiali sono riferiti al condominio, quindi c'è un'identificazione diversa, più diretta rispetto al conferimento che viene svolto oggi. Però se questi mastelli vengono lasciati sulla strada, sono aperti, altri li possono raggiungere, la paura che noi abbiamo raccolto da tanti cittadini è quella di dire: ma non è che poi io alla fine mi pago la multa per qualche disgraziato che va a buttare nel mio contenitore, nel mio mastello, roba che non ci deve stare? Assolutamente. L'avete affrontato questo aspetto? Certo, allora abbiamo sollevato questo problema e la risposta è stata del tutto così aleatoria, perché in realtà è a doppia chiave, perché può essere usato anche come alibi per quelli che fanno i furbi, eh. Cioè, sì, allora, però purtroppo la c'è gente, un problema. I cittadini hanno manifestato la preoccupazione di essere multati, perché si troverebbero a dover pagare la spazzatura, a dover pagare il servizio per spostarla da dentro a fuori e a pagarsi anche l'eventuale multa se qualche scellerato conferisce in maniera sbagliata. Il problema è stato:
ma i bidoni devono essere messi pieni fuori. Se sono pieni, non ci sta nient'altro. Cioè, questa è il tenore delle risposte che ci vengono date. Vero, per l'amor di Dio, uno non mette il mastello fuori vuoto, perché è chiaro che non avrebbe significato, ma non è una risposta. Non è una risposta perché il cittadino pretende di essere tutelato da questo servizio, sia per una questione sua, sia per una questione comune della collettività. No, anche perché poi qualche disgraziato passando potrebbe vedere i mastelli e pensare bene magari di avere il sacchetto in macchina e buttarcelo di fianco. Ma cioè, voglio niente dire, di più facile, niente di più facile. Lì saranno necessari, immagino, dei controlli magari, per prendere sul fatto, assolutamente, casomai. Sì, si è parlato già in queste due riunioni, si è parlato di telecamere, di trappole, di qualcosa che possa in qualche modo tutelare, ma infatti è un metodo corretto, però anche in questo caso arriviamo con l'acqua alla gola. Come facciamo? In questo frangente hanno specificato che probabilmente non infliggeranno multe. Speriamo, ce lo auguriamo tutti. Sarà un periodo di rodaggio. Sarà un periodo di franchigia all'interno del quale ovviamente sarà dato il tempo utile alla cittadinanza di capirne il funzionamento. Però certo, anche questa situazione non è tutelata. Anche queste serrature che troveremo sui contenitori, sui carrellati, ho la sensazione che avranno una durata dalla mattina alla sera, perché poi la gente in altre città della Liguria abbiamo già visto, affrontato queste problematiche e abbiamo visto la durata, quindi non è un aspetto che possa essere previsto duratura nel tempo. Quindi questi aspetti devono assolutamente essere prima studiati a tavolino, studiati sia dalla pubblica amministrazione sia dall'amministrazione privata, dai condomini, per arrivare poi a un format che sia quello ufficiale, sia quello funzionante. Poi i correttivi di tiro, come leggevo oggi sul giornale, che la pubblica amministrazione ha detto, poi apporteremo i correttivi di tiro per cercare di andare a sistemare. Certo, ma i correttivi di tiro si fanno quando già la macchina si pensa che funzioni. Allora faccio una semplice regolazione. Qua ho la sensazione che dovremmo rimbastirla da capo. Quindi la problematica non sarà solo correttivo di tiro, ma sarà semplicemente riorganizzare il servizio, perché in alcuni ambiti, così come è stato previsto, non sarà perseguibile. Beh, il nostro auspicio naturalmente è che si riescano a trovare le soluzioni. La raccolta differenziata è ormai una linea seguita, quindi è importante come dire, metterla in pratica in tutti i suoi aspetti. Il porta a porta può essere addirittura un servizio che agevola gli utenti se ben organizzato, quindi speriamo che da questo punto di vista si riesca veramente a ottenere qualche cosa. Ci terremo in contatto, Parisi, ovviamente, certo, per sapere un po' come rappresentante, ripeto, del mondo dei condomini, che sono tanti e che rappresentano un po' lo spaccato imperiese, tra l'altro spesso con pochi spazi, perché fino adesso abbiamo parlato di spazi interni dove mettere queste cose, ma noi abbiamo non un tutti centro ce l'hanno storico, però. Abbiamo un centro storico che è chiaramente molto particolare, ma pensiamo alla zona del Parasio. Zona del Parasio abbiamo delle casistiche di scale dove fuori spazio pubblico, quindi non posso mettere i carrellati, apro il portone, mi trovo una rampa secca che sale su, e i bidoni dove me li vado a mettere? Infatti in queste zone ci saranno anche in questi casi delle zone di differimento, zone di raccolta. Cioè, allora io mi domando, ma se la percentuale di questi casi particolari arriverà a una certa percentuale, allora che cos'è cambiato rispetto ad oggi? Cioè, se avremo comunque delle aree dedicate allo smaltimento della spazzatura, oggi è già tra l'altro così. Proprio nei centri storici, che sono quelli più belli, dove bisognerebbe veramente far sparire i bidoni, no? La Marina, certo, di Porto, io, certo, dicevo il Parasio, ma via Cascione abbiamo dei marciapiedi che sono strettissimi, quindi e anche poi sono pubblici, casi, voglio dire, zona... certo, ma o metti il bidone o passa la gente, ecco, ovvio. Quindi sono tante. Io posso capire una città più grande che abbia molti più spazi. La Tecnoservice ci raccontava di aver già fatto il porta a porta in tante città d'Italia, ottenendo ottimi risultati. E certo, ci mancherebbe. La città di Imperia però ha una dinamica, ma pensiamo anche a tutte le zone San Maurizio, via 20 Settembre, zone anche in salita, i bidoni non li posso mica mettere che poi mi cadono. Rotolo, certo. Quindi devo trovare delle soluzioni private, interne, dove fisicamente io riesca a gestirle. Quindi va studiato sul territorio, va visto e va dialogato con la gente, perché dall'indomani mattina questa gente si troverà a convivere con un mondo di spazzatura che forse non darà così a genio.
Grazie, grazie Michele Parisi, presidente di Gesticond del Ponente Ligure, un arrivederci a presto anche per fare un altro punto della situazione, un arrivederci anche al nostro pubblico. Buona serata. Grazie, buona serata. We'll be right back.